Ciao, buongiorno. Eccoci alla restituzione incazzata. Questa è una restituzione, non è più una lettura di articolo. Allora, oggi è il 19 agosto, mi sembra, 2021. Allora, qui c'è da dire una marea di cose, c'è da mettere in chiaro una marea di cose, perché non solo non sto vedendo ciò di cui noi abbiamo bisogno, noi come popolo da un punto di vista politico, come paese, non solo non lo sto vedendo, vedo che continuano chi si occupa di politica alternativa, indipendente o di informazione, continua con il suo lavoro che non quaglierà, non porterà a niente, mentre la tecnocrazia, la dittatura tecnocratica distopica continua, mentre, come dicevano nell'altro video, due video fa mi sembra, persone che prima o poi cederanno al Green Pass, sempre più persone cederanno, no, e per cui avete visto cosa prospetto di cui avremo bisogno a breve, se faranno saltare del tutto lo Stato di diritto e la politica, no? Nel mio articolo sulla perdita dei diritti umani, che vi metto anche nelle info. Allora, oggi mentre facevo la camminata terapeutica ho ascoltato, faccio parte di una chat di un gruppo di persone, ma ne faccio parte non come organizzatore, come utente semplicemente, su Telegram, di un gruppo di attivisti che partono dalla sono partiti da quello che ho capito, no? Almeno in questa ultima configurazione, dall'attenzione data e quindi da cercare di interpretare ciò che stava accadendo negli ultimi anni negli Stati Uniti, quindi tutta la questione Q e compagnia bella, no? Quindi del deep state e dell'anti-deep state, che sarebbe più o meno organizzato in lotta con il deep state, no? E che poi tutta questa narrazione ha dei enormi rivoli socioculturali, per cui si va da questioni più esoteriche alla lotta fra il bene e il male, eccetera. Cioè, quindi, no, poi ovviamente noi sappiamo che il web, i social si prestano benissimo al diragare di qualsiasi tematica in ogni ambito e direzione, no? E questa cosa porta a dei benefici e a degli svantaggi, no? Il mondo non è mai bianco o nero. Allora, in questa chat, allora io sostanzialmente posso essere d'accordo con lo spirito generale di questa chat che sprona al risvegliamento dell'uomo. Poi non sono d'accordo con tante interpretazioni, anche con alcuni modi, però in ogni caso fanno un gran lavoro, hanno aperto canali, web radio, podcast, informazioni, cioè comunque di fatto fanno un gran lavoro, per carità, poi andiamo a verificare, a giudicare da quello che dicono, insomma, no? Allora, mi sono sentito tutta una serie di audio in cui veniva più o meno tradotta una lunga intervista di Trump che ha rilasciato, credo, 2 o 3 giorni fa a Fox News, mi sembra, a Sean Hannity, e poi ne ha fatta anche un'altra a Bartiromo, ma lì c'è poco. Allora, Trump, sappiamo il disastro dell'Afghanistan, no? Insomma, qui ci sono una mole di informazioni incredibili, dal fatto di interpretare il disastro dell'Afghanistan al tentativo ovviamente di Biden
di addossare tutta la colpa all'amministrazione precedente, e Trump invece in questa intervista sembrerebbe rispondere in maniera coerente. No, come invece le cose non stavano così, l'amministrazione attuale avrebbe dovuto continuare così senza nessun problema, perché insomma Trump nella sua politica, in ogni caso questo l'ha dimostrato, che non era per un'estensione del controllo mondiale militare americano, anzi era per un ritiro, cioè lui lo dice chiaramente, gli Stati Uniti ancora proteggono, tra virgolette, direi io li metterei tra virgolette, comunque proteggono 93 paesi nel mondo, e non vede Trump perché l'America dovrebbe fare questo. E io sono perfettamente d'accordo, no? Quindi ci troveremmo paradossalmente con un ex presidente antiimperialista, no? Alla faccia di chi vede solo l'orco dell'imperialismo americano e non vede l'orco del diversamente dell'altro imperialismo cinese, no? Perché ovviamente chi non lo vede sono militanti politici attivisti che con una solida, con un solido background di sinistra, e non riescono, no? proprio non ci riescono a criticare la Cina, e quindi noi rischiamo, anche grazie ai 5 Stelle, di finire in un regime distopico stile credito sociale cinese, perché adesso la tecnologia lo permette e il 5G lo permetterà sempre di più. Quindi Trump per certi versi rispondeva coerentemente, poi la traduttrice faceva notare, sia in questa intervista che in quella successiva, sembra che stia rilasciando un sacco di interviste ultimamente Trump, come dice la traduttrice, più volte, due volte almeno, sia stato reticente, dice non posso rispondere sulla futura candidatura, non mi è permesso rispondere, e quando lui fa capire che Biden praticamente non comandi niente e dietro lui ci sia, adesso questo non l'ho capito, se la parola, se ci sia una cabala che lo governa e che comanda dietro, l'abbia detta esattamente lui, ossia o l'abbia, per capirci, e l'abbia detta la traduttrice, no? Questo non ho capito, comunque, no? Questo Deep State sarebbe governato da una cabala mondiale, no? Come la chiamano loro, come viene chiamata, che vabbè, è la vecchia stessa storia che si sa da decenni, cioè da decenni si sa benissimo, cioè la politica alternativa, l'informazione alternativa, attivisti, militanti, giornalisti, studiosi, filosofi, cioè io da quando ho iniziato a leggere di certe cose, quindi dai fine anni 70, che a me è del tutto chiaro, e adesso non potrei dirvi le mille fonti, no? Da fine anni 70, io sono del 59, quindi a me è del tutto chiaro che il mondo è governato da poco più di 10 famiglie che controllano praticamente tutto, almeno per quanto riguarda l'Occidente, ma anche, come sappiamo benissimo, perché sono riusciti a finanziare sia la rivoluzione russa, sia quella maoista, e sia, no, le vicissitudini e la presa di potere e la gestione del Partito Comunista Cinese, come ricordava il video di cui parlavo qualche video fa, no, dell'orizzonte degli erenti, no, che parlavano dell'operazione pushback, se volete ve lo rimetto il link, no, e di chi ci sia, no, dietro il comunismo, addirittura dietro il colore rosso, no, ma non perché non esistano i teorici comunisti, cioè non perché il comunismo non sia comunque un pensiero strutturato filosoficamente in libri, in tesi, in manifesti, ma poi quelli sono gli ideali, poi bisogna vedere la pratica della politica vera, è tutt'altra cosa, e
io dico, credo che al mondo non esista un pensiero, diciamo la stragrande maggioranza dei pensieri dell'uomo e delle, sia politici, filosofici, religiosi, è stato oggetto di aberrazione per motivi di potere. Quindi no, non si salva nessuno. Tornando a quello che dice Trump, che è assai interessante anche sulla disfatta, sulla negligenza dei generali, che non dovrebbero essere generali perché non meritano, americani, sul fatto che stiano scappando via lasciando i civili lì, non lo so, sono andati via, cioè c'era un piano per andare via, no? E non sono state fatte le cose che il piano dei militari, dei generali di Trump avrebbe impostato, perché quello è vero che Trump aveva iniziato, no? E ha fatto degli accordi con i talebani, lo dice Trump stesso in un'intervista, parla dei suoi colloqui con i talebani, con Kim, no? E quindi lui si rivendica come presidente rispettato, conosciuto, rispettato, e è riuscito a parlare con tutti. In ogni caso, che lui abbia fatto un mandato sostanzialmente senza guerre e con meno tensione internazionale, avrà scaricato un altro bambino al Gaslini, e che lui abbia fatto un mandato di pace sostanzialmente è vero, tanto è vero che hanno cercato di demonizzarlo, invischiarlo in Russia Gate, che poi si sono sciolti come neve al sole, e infine col Covid, no? Con il Gino. E qui però, no, poi su tutta questa cosa, nella stessa chat oggi, no, si analizza invece tutto quello che si vede sul web, e addirittura il fatto che questi talebani siano un po' diversi dai talebani che conosciamo, addirittura anche metrosessuali, per così dire, no, che si fanno fotografare con i gattini, perché si vede che hanno saputo che i gattini su Facebook vanno molto, quindi devono... No, quindi c'è tutta, è tutta, allora, la realtà politico, sociopolitica del giorno d'oggi è tutta una mega finzione. Quindi può essere vero tutto o il contrario di tutto, però proprio perché è una mega finzione che fondamentalmente è in mano a poche famiglie che sono in grado di determinare praticamente tutto, pur avendo dei dissidi interni clamorosi, perché voglio dire, loro sono i veri criminali. Il vero criminale è a livello mentale uno psicotico, e gli psicotici veri criminali, quelli che sono pochissimi, cioè non è una pandemia quella, però spesso arrivano a posizioni di influenza, sono dei veri psicotici, e gli psicotici dall'ultimo stadio come loro hanno paura di tutti, vivono nel terrore, e quindi pensano di poter sopravvivere solo dominando gli altri, tutti, perché sono profondamente irrazionali, sono furbi, sono razionali da un punto di vista, almeno per la maggior parte della loro vita, possono essere molto furbi, intelligenti e razionali, ma da un punto di vista vitale, spirituale, mentale, sono totalmente aberrati, e quindi le loro macro scelte sono dettate probabilmente da ordini mentali che sentono, che spuntano dal loro inconscio, dalle regioni della loro mente inconscio, per così dire, lo chiamiamo inconscio perché è una parola che conoscono tutti, insomma dalla parte della mente che non conoscono, che non controllano, ma che controlla loro e che li fa vivere in questo stato di terrore. Sono messi abbastanza male, e la questione non è biochimica, quindi delegittimiamo qualsiasi tendenza a chiamare queste cose malattie da un punto di vista medico, perché
non c'è un organo che non funziona, quindi delegittimiamo del tutto la psichiatria, la questione è ben altra. Questa piccola parentesi. Allora, quindi Trump per la maggior parte dell'intervista, diciamo che segna, potrebbe segnare parecchi gol a suo favore, poi però dice una cosa che sostanzialmente già si sapeva, ma qui la dice chiaramente, no? Cioè, lui ammette, cioè di fatto si sapeva, perché chi seguiva la politica americana lo sapeva, è lui che ha spinto per la velocizzazione delle pene di Stato, almeno per tre di queste qui, è lui che ha spinto in dissidio con Fauci, che gli diceva no, guarda che ci vogliono almeno dai 3 dai 5 anni, non si può. Allora lui ha ammesso chiaramente, ma questo lo sapevamo insomma, no? Che lui stava spingendo su questa cosa, e il suo tentativo era per bloccare i governatori, gli stati e tutta la politica e chi c'è dietro la politica, quindi per bloccare sostanzialmente le élite che avrebbero messo il mondo sotto un lockdown totale sempre più stringente per anni fino alla comparsa della liberatoria distopica tecnocratica delle pere di Stato, connesse però ben preparate come volevano loro, con tutto quello che ci dovrebbe essere dentro, quindi con tutti i vari Green Pass, quindi con la liberazione tra virgolette di un'umanità però soggetta al reset, no? E sapete benissimo tutto quello che comporta il reset, quindi la perdita sostanziale delle libertà, la perdita della proprietà privata, il mondo messo in mano da un punto di vista economico, finanziario, sempre più alle corporazioni, con la gente che a patto che si sottoponesse al programma, quindi no, al reset, al Green Pass, al reddito universale, no? Perché questo, cioè non morirebbe, non sarebbe più morto nessuno di fame, ma tutti avrebbero perso, no? Lo dicevano anche filosofi, giornalisti, no? Il lancio di questo reset è che in un futuro non avremo più problemi, non avremo proprietà e saremo liberi, no? E questo è il mantra, è questo il mantra del futuro distopico che, no, dimenticando ad esempio che la proprietà privata è uno dei 30 diritti umani. Ma guarda un po', questo sarà per questo che ai militanti di sinistra i diritti umani non piacciono, no? Perché sono contro la proprietà privata, no? E infatti stanno vincendo in tutto il mondo, perché la proprietà privata prima è stata per anni disastrata da tasse e adesso verrà progressivamente tolta e messa in mano di corporazioni, non in mano di stati socialisti che poi l'avrebbero usata per il popolo, no? Ancora noi andiamo indietro alle ideologie, capite ragazzi? Cioè io quando sento parlare di veramente di lotta di classe, di sinistra, di destra, cioè va bene. Allora qui, no, adesso qui Trump sembra l'abbia detto chiaramente, non stento a credere che la traduzione dell'intervista sia abbastanza fedele, quindi no, diamo per buona questa. Poi se la ritrovo questa intervista, perché dice è lunghetta, vi metto il link se la trovo. E allora c'è questa ammissione di Trump, però no, e però parallelamente
bilanciata dal fatto che Trump, e questo è vero, l'ha sempre detto, noi facciamo i vaccini, i le pere di Stato, aiuto, non mettiamo l'obbligo assolutamente, cioè noi li facciamo per dare un'opzione, una scelta alle persone, no? E però questa scelta non deve essere assolutamente libera, e con questa scelta noi eliminiamo il lockdown. Allora, ammettendo che Trump abbia detto questo e che l'abbia detto sinceramente e che questo sia vero, io direi è stato un po' troppo ottimista, benevolmente, no? È stato un po' via. È stato un po' ottimista. Perché se lui è un presidente così consapevole, così dalla parte dei buoni, dei giusti, dei cappelli bianchi, dei patrioti e dell'anti-deep state, come si vuol far credere, e come forse è, dico io, veramente non mi lancio in sicurezze dove oggettivamente non ce ne sono. Io prendo atto che ci sono tanti indizi strani, ne prendo atto, poi ognuno la pensa come... Io sono aperto a tutte le ipotesi. Quindi, ammettendo veramente che in Trump si coagulasse un tentativo politico che potrebbe anche essere il più onesto sulla faccia della terra, io dico non il migliore, però potenzialmente, almeno come tentativo, il più onesto da un punto di vista democratico, sovranista, diciamo, no? Quindi anche ammettendo questo, diciamo, sono stati in ogni caso un po' avventati, perché in ogni caso questa cosa questo tentativo di pere di Stato, in ogni caso è un sostenere del tutto la narrazione, e invece era la narrazione che andava demolita, perché noi lo sappiamo benissimo, per il Gino c'è la cura con farmaci da banco, e lui ha pensato bene di fare questa cosa, però facendola fare sempre alle industrie, alla Big Pharma, che fa parte della cabala mondiale, come la chiamano loro, no? Cioè, ma io credo che un presidente degli Stati Uniti, consapevole, con un entourage consapevole, con tutti i servizi segreti che sarebbero stati dalla sua parte, o almeno una parte, i militari, gli intellettuali, i giornalisti, questi non sono stati capaci di organizzare innanzitutto, ok, c'è l'emergenza, ora ve la do io l'emergenza, scavalchiamo tutto, facciamo un team di medici non coinvolti con l'industria farmaceutica, no? Veramente poniamo in atto delle misure coercitive di stretta supervisione ai media principali, in modo da avere la garanzia che il presidente possa, anche in pieno pluralismo, possa dire la sua e possa arrivare ai milioni di americani con una narrazione sostanzialmente differente per combattere. Se non lo poteva fare lui, non lo so, lo potevo fare io? Quindi io vedo solo ad essere buoni, vedo delle buone intenzioni, poi però da un punto di vista strategico molto mal congegnate, e non mi si può dire che bisogna pensare, vibrare alto, sopportare questa cosa, perché sennò sarebbe peggio, e tanto il Green Pass dobbiamo far finta che non esiste, perché tanto crollerà, dobbiamo fregarcene,
smettela di fare gna gna gna, di lamentarci, e no, perché in ogni caso nei palazzi del potere c'è chi la pensa come noi e sta agendo per il bene, implicitamente Draghi e l'anti-deep state americano che si speri che nelle prossime elezioni o farà ricandidare Trump o chi per lui. Insomma, no, questo e basta? Dobbiamo andare avanti con questi errori, con queste insufficienze analitiche, strategiche, politiche, filosofiche, non so più quali altri ambiti tirare fuori, per, cioè, veramente c'è una marea di persone che non capisce in ogni caso che finché noi come società civile consapevole non ci organizziamo con un partito che fa anche attività mediatica, attività culturale, attività di raccordo fra le varie associazioni e tentativi di lotta variegata, multipla, della società civile contro questo sistema, non faremo niente. Non possiamo sperare continuamente in qualcuno che fra poco non potremo più neanche eleggere, ammesso che esista uno calato dall'alto che non sia un bastardo come gli altri. Fra poco non potremo più anche eleggere se metteranno il Green Pass anche per andare al seggio, perché alla fine non sarà oggi, non sarà domani, sarà dopodomani, alla fine lo metteranno, perché questa è la tendenza. Cioè, se questo tentativo di Trump, che lui ha spiegato così, no? No, cioè, questo tentativo non poteva non finire male, perché lui ha cercato di fare una cosa, no? Di costringere una cosa, però senza cambiare niente, sostanzialmente, senza cambiare niente, dei rapporti di forza, delle prassi, degli agganci di chi governa il mondo con i media, con la cultura, con le università, cioè senza formare un potere alternativo a questo, che non può essere solo la presidenza, ma doveva essere proprio perché c'era un'emergenza. Ah sì, volete l'emergenza? Adesso ve la faccio io l'emergenza, no? Per creare veramente una mega organizzazione alternativa che spiegava alle persone come stavano realmente le cose e che metteva a disposizione le cure alternative, altro che le pere di Stato, no? E che iniziava a far capire agli americani e al mondo che ok, noi siamo il paese del liberismo, del liberalismo, però nel momento in cui il liberalismo porta a queste concentrazioni di potere tali da tradire di fatto la Costituzione, qualcosa bisogna fare. Quindi ci vuole un progetto di ripristino delle Costituzioni, e questo si fa con la politica, non puoi, cioè, parlare bene di quello che ha fatto Trump e non dire, no, salvando le buone intenzioni, no? Quindi veramente salviamo le buone intenzioni, diamo per buono le buone intenzioni, no? Però, cioè, è stata una pretesa un po' grossa, no? È come se io entrassi in una, che ne so, caserma dei carabinieri, e ragazzi, vi rendete conto che state appoggiando una dittatura, adesso fate come dico io, uscite e andate subito a arrestare tutti i collaborazionisti in giro per Genova. No, questo, no? Evidentemente, minimo mi chiamano, mi fanno un TSO, mi chiamano l'ambulanza e faccio la fine di quelli che vanno sotto TSO, no? Cioè, andava fatta tutta un'altra cosa, con consiglieri, con un'organizzazione, con una consapevolezza culturale, medica, scientifica, filosofica, civile, politica, istituzionale, sociologica. Cioè, ci rendiamo conto, queste cose può riunirle
la politica in maniera efficace, può riunirle anche la cultura, perché se tutti gli intellettuali, i professori universitari d'Italia si riunissero in un'unica associazione, no, e iniziassero veramente a dire le cose come stanno, a boicottare, a denunciare insieme ai giuristi che tutti insieme vanno sotto il palazzo, a politici, tutti i parlamentari, i gruppi misti che cominciano a fare tutti quanti un capannello sotto la Corte Costituzionale, sotto il Quirinale. No, quindi sia un'azione militante, poi però anche giuridica, politica. Cioè, se non si fanno cose forti, coordinate, organizzate, ma noi ci ritroviamo a sperare in tentativi, in guerre intestine fra la cabala e i cappelli bianchi, ci rendiamo conto quanto stiamo messi male? Cioè, ma veramente, ma la politica non si fa così. E infatti la politica è morta, non c'è più politica, c'è solo uno show mediato dai talk show, dai media che fanno tutti di proprietà della cabala, proprio se la vogliamo chiamare così. Cioè, qui la politica deve fare un salto di qualità enorme. E ripeto, mi dispiace, in Italia io, pur non contando un cazzo, non essendo nessuno, sono l'unico che ha scritto il libro con i contenuti di quello che serve del Partito Unitario di Liberazione Nazionale, che si dovrebbe chiamare Stato di Diritto, perché noi dobbiamo ripristinare lo Stato di Diritto, e degli articoli anche, soprattutto uno, che poi contiene link ad altri articoli, in cui parlo anche di come operativamente potrebbe nascere e cosa dovrebbe fare un comitato che promotore trasparente, che inizi a fare qualcosa, che inizi ad istituire questo partito per tirare dentro tutto il mondo militante, politico, sociale, civile, culturale e via dicendo, delle professioni, di tutta la società civile, che è ancora consapevole e che vuole combattere la distopia. Se non si fa questo, non arriveremo a niente. Cioè, veramente andiamo avanti a prendere per buone delle politiche che, se veramente sono state fatte come vengono raccontate, quantomeno sono totalmente fallimentari, cioè avventuristiche. Io non lo so come non si possano vedere queste cose, ma noi siamo in mano purtroppo a noi stessi, che siamo infiltrati e invasati e posseduti dall'antipolitica. Ma se noi non buttiamo via l'antipolitica dai nostri pensieri, e se non ci rendiamo conto che o facciamo un'azione politica seria, unitaria e coordinata, o ce la prendiamo nel posto, no? Cioè, voi lo vedete i giovani come stanno messi? Il futuro è quello lì. I giovani hanno abboccato tutti, la stragrande maggioranza, e probabilmente quelli che adesso si stanno risvegliando nelle università cadranno velocemente sotto i pochi, no, perché sono più bravi, più esperti e più anche metodologicamente, anche visto che sono attivisti, da un punto di vista logistico cadranno sotto l'influenza degli ideologizzati, e quindi che vorranno rifare un nuovo 68, ma non ci riusciranno, perché poi vediamo dove è finito il 68, no? È finito in questa distopia tecnocratica, perché ha distrutto, ha tirato via non solo il brutto ma anche il buono della vecchia cultura, no? Per cui i giovani, che se la prendono con noi anziani, che magari osiamo dire qualcosa contro l'ideologia gender, ci dicono ma che siamo arretrati, siamo bigotti. No, questo, cioè, il futuro è questo.
ok? Lo capiamo o no? Che c'è bisogno veramente, come un tentativo estremo politico, culturale, civile, a tutto tondo, unitario, per bloccare quello che sta arrivando. Quello che sta arrivando, voi lo vedete da quello che dicono, da come si comportano, da come si esprimono e da quello che pensano i giovani. Sta arrivando quel futuro. E io non posso pensare che dobbiamo accontentarci dei presunti cappelli bianchi che fra poco... Oh, scusate... Che fra poco mi era caduto il telefono, no, non si dovrebbe essere interrotto. Che fra poco ci libereranno perché il sistema crollerà sulle sue contraddizioni e la gente, il risveglio sarà così prorompente che la gente a un certo punto non darà più retta cioè, per carità, i miracoli esistono, io lo so che esistono perché io credo nella trascendenza, però. Allora diciamo, lasciamo completamente ogni velleità politica e ci mettiamo in mano del fideismo trascendente. Vabbè, tanto sarebbe una cosa più razionale evidentemente che sperare in una politica che proprio non si vede all'orizzonte. Bene, spero che di aver focalizzato... Poi Trump ha detto tante altre cose, sarebbe veramente da commentare una per una. Ripeto, alcune cose ci stanno, tutto il resto veramente. E io poi dico sempre, vedremo e felice di sbagliarmi. Io sono il primo a essere felice di sbagliarmi, quindi se mi sbaglierò sarò il primo a essere contento e vedremo che tutti i criminali verranno arrestati, avverrà la disclosure di tutte, la rivelazione di tutte le cose che la gente non sa e quindi si aprirà una nuova era di benessere, di trasparenza e di luce per l'umanità. Anche se però tutti ci dicono che prima si soffre, perché nell'Apocalisse c'è scritto che sì, arriverà questa era positiva di benevolenza, ma non prima che il male abbia rivelato tutte i suoi aspetti e abbia fatto tutto il male di cui è capace. E secondo me del male di cui è capace, il male lo sta facendo già da una vita, se siamo esseri spirituali che dopo miliardi di anni ancora stiamo cercando corpi di carne, no? Allora mettiamola, se volete le armi esoteriche, beh, scendo in campo anch'io, no? Se la vogliamo mettere proprio così. Però io vi ho sempre detto che non mischiare, no? Anche se questa è una battaglia spirituale fondamentalmente, però per chi non crede nello spirito e non sente ragioni, noi siamo in teoria dovremmo essere in delle democrazie liberali, costituzionali e laiche, per cui non mischiamo gli ambiti. Basta la politica, bastano i diritti umani, bastano le costituzioni, bastano le violazioni a questi ambiti per avere più che assai più di quelli che potrebbero essere sufficienti come argomenti per criticare tutto e per imbastire una politica alternativa degna di questo nome. E se non lo facciamo è perché veramente ci stiamo meritando tutto quello che ci cadrà sulla testa. Io non lo so come dirlo. Svegliatevi, ok? Quindi oltre a svegliarvi dovete iscrivervi a questo canale, al blog collegato al canale, diffondete i miei video, i miei articoli e ci vediamo al prossimo video, se riuscirò a parlare sabato
al De Ferrari magari farò un video, se qualcuno mi aiuterà farò un video del mio intervento se riesco a parlare. Ok, ci vediamo alla prossima, fate i bravi, buona giornata.